cosa, ma che devi non trattenere troppo a lungo tua madre, perché io domattina... Hai una causa in tribunale, lo so, è qui. Mamma! Mamma! Oh, ciao mamma! Non posso respirare! Paul, aiutala! Ah, sì. Ecco. Mamma, dovevi riposarti ogni tanto. L'ho fatto, c'erano sempre più scale. Vorresti un bicchiere d'acqua? No, grazie, cara. Non riusciremmo a andarla giù. Oh mio Dio. Vabbè, non è tanto alto. Lo so, cara, non è male in realtà. Quanti piani sono? 9? No, 5. Noi non contiamo la rampa da basso. Ah, non credevo di farcela. Se conoscevo la famiglia del terzo piano mi sarei fermata a farmi visitare. Mamma, che magnifica sorpresa! Ah, non mi trattengo. La zia Harriet sarà qui tra 10 minuti con la macchina. Darò soltanto un'occhiata in giro, non sono certa che tornerò. Però, mamma, non puoi ancora dire niente. Io ti aspettavo dopo l'arrivo dei mobili. Oh, non preoccuparti. Ho una fervida immaginazione. Ebbene? Bambina mia. È bellissimo. Tu lo detesti? No, mi piace. È un appartamento affascinante, mi piace. Lo sapevo che non era di tuo gusto. Lo detesti. Ma io lo adoro. Paul non ha detto che lo adoro. Dice che lo adora. Ne ero certa. Vorresti dire che ne sei innamorata alla follia. Ma sì, è un appartamento molto grazioso. E poi ci si possono fare molte cose. Te l'ho detto che lo detesta. Cori, tu non lasci mai parlare a nessuno. Almeno fammi vedere tutto l'appartamento. È qui tutto l'appartamento. Un bel camerone. Mamma, c'è anche la camera da letto. E dove? Al piano di sopra. Ancora scale? Ma è solo un gradino! Mamma, guarda, per il momento è un ripostiglio, ma io lo userò come stanza da letto. Ah, una bellissima idea. Basta solo mettercelo un letto. Esatto. E come? Ho preso le misure, entrerà. Un letto doppio? No, uno singolo grande. E poi dove dorme? Con me. In un singolo? Questa è una buona idea. E tu potrai appendere i tuoi vestiti al tubo dell'acqua. Esatto. E come dicono le riviste d'arredamento, una casa non avrà un suo stile finché la personalità della sposa non si rivelerà pienamente. Ah, io dico che già ti assomiglia parecchio. E qui che cosa c'è? La stanza da bagno senza vasca. La cucina dov'è? È lì. Davvero accogliente. Immagino che mangerete spesso fuori la sera, davvero intimo. Ma non sentite anche voi uno spiffero? Sì, vieni, mettiti qua, mamma, è più riparato. Mamma, devi trattenerti a bere qualcosa. Paul, faresti un salto giù a comprare una bottiglia di scotch? Adesso? Ma io devo andare ora. Deve andare ora. No, mamma, devi trattenerti a bere qualcosa. Allora mi fermo solo per un brindisi. Paul, questo scotch? Vado e torno con lo scotch. Copriti bene, caro, sì. C'è freddo fuori. Del formaggio. Formaggio. Paul, voglio dare un bacio al mio eroe. Il tuo appartamento è veramente delizioso, è una casa bellissima. Allora ti piace? Mi piace? Vado e torno con lo scotch. Sei proprio sicuro, Paul? Altri 6 piani? È tutta salute.